Questa puntata è offerta da Secchezza delle Fauci e il loro disco Box Doppio e Vagin, il gin dell'agilista. Sta per iniziare il podcast di Agile for Italy. www.agileforitaly.com. Il www che poi è l'internet, quello che si apre col Chrome. Che però si usa anche il Firefox, se vuoi. Uela, benvenuto al nuovo podcast in questa situazione connettiva diversa, nel senso che io, Davide e Pierpaolo siamo comodamente a casa. Oddio, io e Davide siamo stabilmente a casa nostra. Pierpaolo In a una certa ora, lockdown, in lockdown, comunque, perché Pierpaolo a un siete certo punto in dirà: Padania. non sono più a casa mia, dirà. Giusto? Sì, io sono a casa, sì, sono a casa di mia moglie, perché quando siamo qua a Paola siamo a casa di mia moglie. Ma la comunione dei beni dove la metti? No, 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 siamo qua insieme, sì. Vabbè, non mi torna qualcosa, però poi ne parliamo. È un feraco che cammina. Passeggia allegramente sul lungomare di Guardia Piemontese, Marina, che per quanto si chiami Piemontese, sta in Calabria. Così A cammina. caccia di comete. Così, 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 per caccia di darci comete. fastidio. Per darvi fastidio, esatto. Sta E caspita di cometa Newise, che hanno detto che dall'11 luglio si vedeva dopo le 9 di sera, sono le 9:10 e non la vedo. attento che la cometa non ti esploda nel podcast. Questa è la cosa che Altro possiamo devo dire. capire dove metto i piedi quando cammino, perché la Sì, però non è situazione che possiamo stare tranquilli, non ci si vede. Se poi muori nel mare e ti ritrovano fra 6 mesi, avremo perso un bel bene. agilista e vabbè, Avevo questo agilista in meno, ce ne faremo una ce ne faremo una ragione. ragione. Sì, Ok. Oggi se, sponsi Vagina, che oggi la regina ha detto che uscirà il vagin della regina. Davide, sei no. spacciato. Beh, il vagin della regina no, perché il vagin è solo No, vagin. il gin della Il regina. gin della regina. Va Io bene. volevo dire una cosa a tal proposito. Agile for Italy tutta, Agile Italia, Visione Agile, i vari brand di Agile for Italy, Agile per le bestie, Agile con i pugni, si uniscono a questo affronto che l'Inghilterra ha instaurato contro l'amico Davide Casari. Ricorreremo all'arbitrariato dell'AIA. Giovanna Botteri da Pechino è già sul posto. Cari amici telespettatori e videoascoltatori, vi terremo aggiornati. E vi dirò di più, popolo che usa Scrum, Kanban, altre discipline agile. Abbiamo dichiarato guerra. Tutti. Abbiamo dichiarato guerra all'Inghilterra. Questa è la nostra Allora, posizione, a già hanno testa in fatto giù. la Brexit e quindi si sono messi in un'altra posizione, quindi. Io non lo so cos'altro deve fare l'Inghilterra per farsi odiare, cioè io veramente gin fatto con le spezie dell'orto Della della regina. regina. Chissà che contenti che saranno i big 10 del gin inglese. Comunque ha detto che farà 40 bottiglie. Ah, proprio 40 e basta ne fa. A 100.000 euro l'una, penso, perché che cazzo vuoi fare? E Appunto. Vagin l'abbiamo detto. Poi, Comunque secchezza delle. per farsi odiare, altra cosa, volo Londra-Lamezia di sabato 11 luglio, un britannico positivo al Covid nell'aereo. Sì, però non è che dobbiamo scadere in cose salviniane, cioè. Meno male che l'hanno beccato, come hanno fatto a Quindi, beccarlo? voglio entrare un attimo in politica. Questo più uno è finito fra i più uno normali, mentre i 26 migranti sono calcolati in maniera separata. Poi finisco qua il discorso. Io taglierò perché ci faremo nemici mille persone, scusa, ma. Tra l'altro adesso dicono che i migranti stanno sbarcando tipo sul Ticino, cioè ormai ci sono Può essere. cose ormai salviniane proprio, che ricordo essere un partito di punta della Calabria, quindi dovete Assolutamente, vergognarvi. assolutamente, Cioè, dovete assolutamente, assolutamente. vergognarvi. Detto questo che io taglierò,
Detto questo, allora, altri sponsi, Secchezza delle Fauci, un disco che, ascoltato al contrario, fa crescere le piante. È una cosa che ho provato io in casa. E avevo una piantina del Viridea del cazzo, è diventata la quercia. Quindi, amanti del verde, fatelo, comprate il disco, ascoltatelo su Spotify. Sintega, quella roba lì, quella roba là. E Maltonauta, ti devi vergognare come se fossi veramente l'ultimo degli ultimi. Aspetta, che ora farò un intervento speciale. No, non me ne frega l'intervento su Maltonauta, cioè che cazzo me ne frega a me? Vai, continua. No, che intervento devi fare su Maltonauta? Tu continua. E poi The Real Italian Stallion, sempre comunque tramite online, la disponibilità di Davide nei confronti di donne di maggiore uguale a 30, giusto? O forse minore, esatto. uguale a 30, però compreso. No, minori uguali a 30. 18 e 3, between 18 e 30. Il Berlusca ha detto che sopra i 29 anni sono scadute. E Davide cosa ne pensa? No, io. Va bene. Maggiore di 30, va bene. Anche maggiore di 30. Però scopriamo un nuovo The Real Italian Stallion. Marsupio giovinezza, tiriamole fuori tutte. Ma già è l'Italia anche, dai. Ma no, ma prendiamoci per il culo un po'. Già è l'Italia, quella rivista a colori, buonasera, che se letta al contrario fa crescere le piante anche a già l'Italia. Quindi comunque una rivista che ama il green. Andrea Ferraco, volevi aggiungere? Prendo una badia. Quanto devo? 5. 5 euro? 5 euro. Ma scusa, la mia mela brea costa 1,40. Ah no, non ce li ho. 5. No, non ce li hai? 20. Abbiamo assistito in diretta a Andrea Ferraco, uso del contante in nero. Questo, no, questo. No. Non è contante in nero. Ho ricevuto anche lo scontrino in questo momento, grazie. Me la può stappare? Grazie. Fai come vuoi, Cioè, come vuoi, non stiamo registrando. No, devi mandarlo in diretta. Ma non è in diretta, taglierò, però voglio dire, insomma, fai come io credi. Anzi, ti scappa un po' di cacca, vai dietro un albero e falla. Va bene, io sto bevendo una badia di Maltonauta. No, ti ripeto, se hai un movimento di stomaco importante, vai dietro una pianta. Ho fatto pubblicità acquistando una Maltonauta in diretta. Sì, ma Maltonauta, vattene a fare in culo. Cioè, non ci hai mandato niente. Ci ho messo 5 euro. Ho capito, ma è tuoi. Che me ne frega mai dei tuoi 5 euro. Però faccio una domanda. Perché una Maltonauta vale 5 euro e una Menabrea vale 1,40 euro? Entriamo nel discorso. Bravo. Pierpaolo che sta entrando nell'età matura. A differenza mia di Davide, creo il link tra l'alcol e la parliamo di valore. Parliamo di valore. La mia brea costa un euro e qualcosa perché sono comprata al supermercato. Giusto? Quindi, io l'ho comprata in un locale. Sono entrato in un pub in questo momento e ho comprato. Di solito nei pub costano di più. Perché costano di più? Perché oltre al prodotto tu compri anche, come dire, il contesto all'interno del quale ti viene venduta, giusto? Passiamo un anno e mezzo fa, io a casa di Davide, iniziamo da qua, un anno e mezzo? A febbraio dell'anno scorso. È un anno e mezzo, a casa di Davide a discutere su quanto dovesse costare il vagin. Esatto. Grande domanda. Interessante. Grande domanda. E io gli ho chiesto quanto deve costare il vagin? E loro hanno cominciato a fare dei calcoli su quanto mi costa produrlo e quanto posso chiedere rispetto a un delta che è il guadagno alla fine. Poi gli investimenti solitamente dovrebbero essere 10 volte rispetto a quello che tu investi. Però io non ragionerei così. No, per carità, ti sto raccontando un momento. Ah, ok. Però dico, la prassi dice, se investo uno guadagno 10, e io feci questa domanda qua, perché deve costare poco? Cioè, se costa due volte rispetto alla media, perché è sbagliato? Ma l'ho detto con una certa ingenuità, perché non è il mio lavoro.
Però definire il valore e quindi anche il prezzo in questo caso, poi il prezzo forse è più facile, però il valore delle cose è molto complesso. Oggi parleremo di come tentare di definire il valore, che è una roba impossibile. E che Pierpaolo si è cervellato, gli sono cresciuti i capelli tantissimo in questi podcast, perché lui proprio pensava, il cervello voleva uscire, è uscita in forma di follicoli. Pierpaolo. Sì, sì, una delle domande che noi ci poniamo spesso all'interno della nostra attività lavorativa innanzitutto, ma anche nella nostra vita pratica, come dimostra l'episodio di poc'anzi di Andrea dell'acquisto di una birra, ci scontriamo sempre praticamente con il concetto di valore delle cose. Cioè, il concetto, come dire, canonico del valore di un oggetto, di un'esperienza, di un sentimento o roba del genere, è la sua quantificazione in unità, ok? Che nel caso magari di una birra può essere la quantificazione in euro, nel caso di altre cose può essere una quantificazione in modo diverso. Ma che cosa è il valore? Io tempo fa ho partecipato... Anzi, abbiamo partecipato con qualcuno di voi, se non sbaglio, ad un workshop, ad un Agile Business Day con Andrea Provaglio, e lui diceva che in letteratura, tra la miriade di definizioni di valori, ne aveva trovate una settantina che più o meno si avvicinavano all'intenzione, al pensiero che avesse lui di valore. Ok, ma la cosa interessante è che sono tutte, come dire, definizioni valide. Ricordo, cioè, il valore è qualcosa per cui qualcuno è disposto a spendere qualcosa, il valore è qualcosa che è importante per qualcuno qualcosa, il valore è evitare che il non fare qualcosa determini una perdita di qualcos'altro. Quindi il valore può essere, come dire, guadagno, saving. Sai che stai dicendo semplicemente qualcosa che... Stai dicendo delle cose interessanti, vai. Che ricadono in quella che spesso e volentieri è la politica aziendale. Spesso e volentieri si dà valore ad alcune cose che si fanno perché qualcuno potrebbe perdere qualcos'altro, tipo il suo potere, la sua immagine, la sua posizione. Sì. È anche valore, quindi? Valore per se stesso, ma non per il cliente. Però, Andrea, scusa. Io ho una totale ammirazione, adesso mi manderete tutti a fanculo. Sigla. Beep. Per Chiara Ferragni. Chiara Ferragni è stata un case study di Harvard. Cioè non è una roba, cioè io e voi, prima di arrivare a un case study di Harvard... Ne passa, dovevamo fare una roba da serial killer per arrivare ad Harvard. Cioè, per cui fondamentalmente la gente si è domandata come cacchio ha fatto negli anni, in 12 anni, ad arrivare ad avere un brand che è sulla persona, calato poi come imprenditoria su abbigliamento. E diciamo, è stato scandaloso per i più quando è uscita l'acqua di Chiara Ferragni. Ve la ricordate? No. Quella che costava 7,50 euro a bottiglietta. Sì, me la ricordo. Ok, scandalo, tutti addosso a Chiara Ferragni, quando in realtà prima di lei erano uscite acque in tutto il mondo molto più blasonate. Premesso che rimane H2O con un po' di sputo dentro, come tutte le acque che ci sono. Cioè, però il discorso principale è: qual è il valore che dai all'acqua di Chiara Ferragni? Quindi io mi sono messo nei panni della persona del marketing che ha detto: mettiamo nell'acqua, non mi ricordo quale fosse l'acqua, comunque un marchio, cioè non l'acqua panna, voglio dire, marchio rinomato, o l'acqua resegone, cioè un'acqua già blasonata, che già di per sé tutti dicono, sai che ci ho avuto un'idea, mettere l'acqua in bottiglia. Ma cazzo che ideona, ma chi vuoi che la compri? E noi italiani siamo i maggior consumatori di acqua in bottiglia, che è meno di plastica, che è meno controllata di quella del rubinetto, quindi insomma, di fatto siamo una massa di stupidi, però tutti a fare però io mi ero fatto una domanda, ma perché io mi devo indignare di sta cosa? Uno, se voglio non la compro, è finita lì.
ma se il numero di persone che la compra di fatto valida il modello di business di creare un'acqua Chiara Ferragni, chi sono io per dire che è sbagliato? Lasciamo stare discorsi filosofici e mentali. Beh, se c'è qualcuno che è disposto a comprarla, vuol dire che c'è valore. Sì, però la stessa cosa vale per una Porsche, vale per un Ferrari, permesso che il Ferrari è una bella macchina, e anche Porsche. Però quanto noi denigriamo il valore delle cose o gli diamo un connotato soggettivo quando io ho preso una macchina... Hai detto la cosa giusta, perché è totalmente soggettivo. E certo, e così anche la valutazione del valore. Pierpaolo. Sì, allora, giusto per aggravare la situazione, io sto leggendo che Evian, quella famosa, quel famoso brand francese di acqua, ha fatto praticamente un set da 12 pezzi di acqua, e costa, firmata Chiara Ferragni, e costa 72 euro ed è andato subito sold out. Quindi è interessantissimo quello che stiamo dicendo, perché l'omino del marketing, che diceva Tiziano, che propone, come dire, che propone un costo, il costo altro un prezzo, scusate, il prezzo altro non è che una quantificazione del valore presunto. Di fatto poi, se sul mercato trova effettivamente applicazione, il valore stesso viene di fatto decretato dai clienti. Cioè se tu metti l'acqua a 10 euro e la gente la compra, per la gente quell'acqua ha un valore di 10 euro. Dovremmo togliere innanzitutto il ragionamento. No, però non è per la gente, per alcune persone. Per i clienti che acquistano, chiaramente, sì. Quindi valore uguale, valore meno etica. Cioè... meno etica. Però, cazzo, siamo il paese maggiore esportatore di armi e siamo qua a fare il ragionamento... Scusate l'ipocrisia, ma... Cioè, siamo il maggiore esportatore di armi. Cioè, la Beretta, che... Sì. Che è un'industria che produce, noi diremmo, eccellenza italiana, cazzo, produce armi. E togliamo innanzitutto il valore da quello che è l'etica, perché nel momento in cui uno deve fare business, deve fare soldi, non è quello il parametro, a meno che non sia una Ollus. E quello, avere per esempio un concetto di valore totalmente diverso. Però per poi siamo buttati sui soldi, che però rendono facile questa... relativamente facile la questione della misurazione. No, se parlo di Onlus, se parlo di Onlus, no, per esempio. Se parli di Onlus, no. Ma qual è il valore del fare questi podcast? Difficile. La persona che mi scrive o ci scrive via LinkedIn e dice grazie. Per me. Cioè, non è a scopo di lucro. Però è nato senza fini di lucro. Cioè, quindi... il ragionamento etico, dico una cosa forte, posso? Sì. Quello che per noi è etica divulgativa è uno svantaggio per chi di questa divulgazione ne fa un lavoro. Tradotto vuol dire che concordo e rilancio quello che sta dicendo Tiziano. Cioè, scusa, il concetto mio è: se noi facciamo divulgazione free, sì, open knowledge, no, è un problema per chi la fa a pagamento. Quindi sono due concetti totalmente contrastanti. Qual è il migliore? Non esiste. Chi la fa a pagamento, perdone, però il discorso è questo: chi la fa a pagamento probabilmente si pone la domanda, si dovrebbe porre la domanda, che valore aggiunto do rispetto a quello che accade free? C'è il software pure free. Che differenza c'è nel fatto che io debba pagare del software rispetto a quello che è open source, il servizio, libero? Il servizio. Cioè il servizio, ma ci possono essere anche nelle altre ragioni. Così come, perché qualcuno dovrebbe pagare per ascoltare magari degli interventi che parlano di valore, oppure ascoltare noi che lo diciamo praticamente? Mamma, perché è riporti la domanda, no, perché quando paghi la domanda è incredibile. Sì, ma tu che metti il servizio a pagamento devi dirti e porti la domanda: che valore aggiunto do rispetto alla diffusione free? La mia persona. Può essere. Chiara Ferragni dà il suo brand. Io volevo aggiungere due considerazioni. Gratis. Gratis. Sì, io volevo aggiungere due considerazioni. Uno, rispetto all'esempio della pistola, della Beretta, no? Magari la Beretta per me ha valore zero,
ma ha un costo di 100 euro. Per cui poi c'è, come dire, la dissociazione tra valore e prezzo e costo, che rimanda di fatto alla considerazione precedente secondo cui c'è qualcuno che effettivamente è disposto a corrispondere quel prezzo a chi propone quel tipo di costo. Ma in generale, poi tornando a quello che diceva Tiziano, io penso questo, e mi è rimasta impressa una frase che era esposta alla CGIL o al sindacato dove Tiziano va a farsi il 7:30, mi sembra, che è il valore dei volontari. Pure i misteri. No, aspetta. No, guarda, scusa, che è una frase, scusa, bellissima. Sì, però una sigla. Sì. Allora, io andavo pre-Covid a farmi fare il 7:30 alla CISL, non so, che non mi ricordo neanche qual è la sigla. Comunque dove vai a farti fare 7:30? Un patronato. Okay. Entro dentro e c'era un pensionato da 20 anni, cioè molto in là, e delle persone che poi facevano i 7:30. E c'era sta scritta che diceva che forse Pia se la ricorda di più, qual è che era? Scusa, non me la ricordo. Allora, più. Qual è il valore dei volontari? Che valore hanno i volontari? Non hanno valore, perché il loro valore in realtà è infinito. Questa cosa qua è una cosa aulica. Io proporrei veramente una sigla di Morricone. Infatti, ma sigla. Allora, com'era la cosa del buon ne ha fatte mille. Sceglierò io. Allora, io ho voluto estremizzare il concetto apposta, nel senso che il concetto per uno che produce armi è la morte. Quante volte viene utilizzata la pistola? Per chi fa divulgazione gratis, e quante persone, per dire, dicono grazie. Per chi fa divulgazione a pagamento, quanti soldi tornano indietro, / quanti nuovi lavori riesce a fare, perché potrebbe essere un parametro il fatto di non sputtanarsi la carriera da consulente, per esempio. Il fatto di Chiara Ferragni è, come dire, rendere saldo il marchio Chiara Ferragni. Quindi l'etica c'entra ben poco col valore, dipende da dove la dove cacchio lavori, cioè dove fai dove passi le tue giornate. Ed è per questo che il valore, poi Pierpaolo ha detto, e poi lascio Pierpaolo, che potrebbe essere una cosa in positivo o una cosa in negativo, cioè un guadagno e un risparmio. Chi lo dice in una fabbrica che il valore sia qualcosa in più rispetto a un risparmio? Non sta a noi. Yeah. Sì, ma in generale è il mercato stesso che stabilisce il valore delle cose, un po' come stabilisce i governi, la stessa cosa. Se come dire, l'offerta propone, scusate la parola, merda, e la gente compra merda, evidentemente la merda per quel tipo di mercato ha valore. E questa secondo me è una cosa stranissima. Questo vuol dire che c'è una persona che ragiona sulla merda. Sì. Merda tra virgolette, che di fatto vuoi dare a un cliente. Facciamo il caso nostro che lavoriamo tutti in un'azienda che lavora sui dati. Qual è il valore aggiunto di un dato? È bella domanda. Forse quanto aiuto gli dai grazie a quel dato. Ma come puoi valutare prima quale potrebbe essere il guadagno in termini legali di fatturato, qualunque altro, sul fatto che tu fai una valutazione? Ed è molto diversa rispetto all'azienda che produce, che ne so, Booking, che produce viaggi, in cui penso si stia interrogando sul concetto di valore in questo periodo. Sì, assolutamente. Loro sono le aziende di viaggi, sono tra le più di tra, viaggi, trasporti, di leisure, sono tra le più impattate. Però, per esempio, caliamo in un ambito un po' più. No, scusa, ritornando a Vagin, cioè il Vagin era qual è il valore che voi date? E mi ricordo che Davide e Matteo si interrogavano sul fatto che una non conoscenza del che cos'è il gin, esatto, fosse un freno rispetto a comprare una bottiglia buona o no.
Esatto. Cioè, noi da italiani, quando vogliamo fare i fenomeni, compriamo una bottiglia costosa. Siamo tutte delle bestie sul vino. Inutile, non prendiamoci in giro. Alcolisti per le bestie. Alcolisti per le bestie, ma veramente. Cioè, perché alla fine vedi una bottiglia da 5, una bottiglia da 8 di vino. Quella da 8 senza sapere niente. Vedi da quella 8 se devi fare scena. Sì, infatti. E vai là e dici, oh, figo, ho speso 8. Se devi fare scena, mentre invece se la devi comprare così, prendi quella da 5. No, provo quella da 5, provo quella da 8, poi valuto. Questo personalmente, Sì, ad esempio per noi il valore era dettato dal metodo di produzione, quindi stiamo ancora basando tutta la nostra strategia sul fatto di far conoscere i metodi, i disciplinari di produzione, ok? Però posso quindi aggiungere qualcosa, Davide? Davide, a vostro sostegno, cioè voi quello che state proponendo sul mercato, il valore che voi proponete sul mercato non è solamente il consumare una bevanda, il consumare un prodotto della massima qualità, fatto artigianalmente quello che vuoi, ma è tutto un contesto all'interno del quale si consuma quel prodotto, quindi un contesto fatto di allegria, di un certo tipo di clientela, di locali, quindi voi di fatto state vendendo, come dire, il provare un certo tipo di esperienza. Guarda, e all'interno di questo certo tipo di esperienza c'è, come dire, l'acquisizione, il consumo della bevanda. Vai Davide, scusami. L'idea. No, ti dico solo una cosa, che io e Matteo, dalla prima volta che abbiamo parlato con Tiziano, abbiamo sempre puntato tutto sul metodo di produzione col disciplinare di farlo conoscere. Il 70% mi hanno comprato le bottiglie del primo lotto, una se la sono messa via e una non l'ho bevuta, quindi ne hanno comprate due. Ok, cosa vuol dire questa cosa? Vuol dire che il valore intrinseco che c'è dietro al nome Vagin, perché c'è anche tanta questa cosa qua, noi abbiamo dato il nome Vagin perché ci piacciono le donne, perché si combaciava con Verona Craft Gin, perché ci piaceva scherzarci un po' e perché è riconoscibile. Perché se io ti chiedo 10 gin italiani in questo momento, vabbè, mi dici... Ti ricorderai solo Vagin. No, perché ci sono io qua adesso, però io sfido, senza cercare su Google a dirmi 10 gin, e guardate che ce ne sono 300 di gin in Italia, italiani. Ok, quindi voglio dire, cioè, sta nascendo un conglomerato di cose che non è solo il prodotto in sé come qualità, ma è anche quello che c'è dietro o davanti, diciamo, quindi il nome, il brand, lo scudo che ci abbiamo fatto. Adesso cominciano a chiedermi di fare qualche maglietta perché è bello. Anche la bottiglia. La bottiglia, Davide, la bottiglia è un elemento connotativo di un certo tipo di esperienza. La bottiglia. Prendi Jack Daniels, adesso io amo il Jack Daniels. Com'è? L'ho lasciato a casa, mannaggia. Lo so. Però io lo amo, cioè è chiaro che ci sono whisky. Io ho assaggiato del whisky inglese da 100 euro a bottiglia, da 70. Cazzo, c'era buono. Ma andava giù come la Coca-Cola. Ma inglese, non scozzese? No, inglese. Il classico scotch whisky è scozzese. Sì, però era una bottiglia importante. E quando mi è arrivato ho detto, vabbè, beviamola, porca miseria. E mi ha aperto un mondo di whisky che costano, poi ci sono gli scozzesi, che costano 300-400 euro. C'ho un collega, Carmelo, che va pazzo per questi whisky importanti, e poi parla di bottiglie da 800, 900, 1000 euro. Caspita. Ecco, il valore, adesso parliamoci chiaro. No, aspetta, scusa un attimo, ti parlo della mia esperienza. Il valore è stato che l'ho bevuta in pochissimo e non ero storto. Cioè, te lo dico proprio chiaramente, cioè era veramente un nettare. E questo vuol dire che dietro c'è una scienza. Mi è rimasta in mente la marca? No. Ecco, no, perché poi in Inghilterra ce ne sono 2000. Ah sì, perché dopo si chiamano tutti Mac qualcosa. Mac cazzo. Ok. Però il Jack Daniels, non puoi dirlo, non puoi assolutamente affermarlo, che è un whiskaccio del cacchio, perché è veramente dei postumi importantissimi. Cioè se ti metti lì ti fai una mezza bottiglia di Jack Daniels. Beh, ti rovini. Sei rovinato. Ma non come quello invece inglese o scozzese, per dire. Però
Jack Daniel costa 18 euro, 20 euro. Costa, no, 100 costa euro. 27 euro. 27 euro la bottiglia che ti fai tu da un litro. Da un litro. Litro. Ok, faccia da mezzo. Senza calcolare che nel mondo chiunque ha una bottiglia di Jack Daniel ci mette dentro una candela e ci fa le reggi candela. Esattamente. Cioè, scusa, però, dico le scusa, stiamo entrando in un altro tipo di valore, perché infatti un oggetto può essere utilizzato anche per uno scopo non uno scopo secondario, non per lo scopo primario. Ma certo. Questo, adesso lasciatemi un attimo, questo è quello che volevo dire prima della Chiara Ferragni. Allora, che del secondario. La Ferragni i soldi che ha guadagnato probabilmente li avrà guadagnati con le pubblicità su Blonde Salad, lì come si chiama, il quindi il grano serio l'ha fatto con è partita da lì, però partita da sola, sì. L'ha fatto lì. E dopodiché, quando voi mi dite dell'acqua, per carità, l'acqua avrà fatto sold out e tutto quello che volete, però se di acqua ne ha fatte, sparo, 100.000 bottiglie e ha un bacino di 100 milioni di persone, primo vuol dire che ne ha vendute poche. Secondo, magari sono tutte persone che hanno associato a quella bottiglia lì quello che stanno facendo forse con me con il gin, ovvero la prendiamo, la lasciamo lì, chissà che un giorno non diventi 70 euro. Oppure la Chiara Ferragni è una bella ragazza, è un'immagine, un brand, tutto quello che vuoi, e quindi io ce l'ho, la metto sul comodino ed è una cosa che sta lì. Non so neanche come dirvelo, però è un... È una cosa secondaria che dà. Cioè, Andrea, spegni il microfono, per favore. Quello, cioè, voglio dire, ci sono delle cose che a cui non si può calcolare il valore, ma il valore glielo danno perché sono i soldi, ok? Che permettono di far sì che una persona si differenzi dagli altri, ok? Quindi nel momento che tu ti senti differenziato, ti senti un po' più importante personalmente, e questo è tutto valore acquisito, che magari i 7 euro non sono niente, ok? Per avere la bottiglietta di acqua, per avere il fazzoletto di Chiara Ferragni con l'occhio, che tantissimi che si mettono, adesso è una puttanata, ma i big money se lo mettono nel taschino della giacca con l'occhio che viene fuori, quello lì costa 70 euro, forse di più, però scopre un mondo che... anch'io le ho lette queste puttanate, però in generale, io Andrea e Pierpaolo, almeno provenendo dagli anni 90, chi più chi meno, poco varia, eravamo abituati a vestirci su niente. Le famose New Balance, New Balance sono diventate un marchio di moda. Sì, e io le compravo al mercato, certo, nel cestone, così come le Converse All Star, che io perfetto. Ce le ho, ma me le sono comprate pure di recente. E quanto hai speso? 70 euro, 60 euro. Forse sì, ok, costavano 10.000 lire. Sì, esatto. Nel cestone, adesso gli skaters, che io andavo in skate. Provo a fare un altro esempio, tizio, aspetta un attimo che ti fermo. Adesso smettiamo di parlare di puttanate e parliamo di gente che fa ancora più grano su queste cose, che sono gli orologi. Ok? Gli orologi Rolex. Rolex è una bolla infinita e non sono quasi più comprabili. Però voglio dire, gli orologi che ad oggi, magari una volta almeno erano fatti in Svizzera, adesso devono essere montati in Svizzera per essere considerati Swiss made, ok? Andate a comprare un orologio svizzero, meno di 2.000 euro non ve la cavate, ok? Però anche voi, adesso dico voi che siete nati negli anni 90, magari un orologio vi piace, è l'orologio che ti compri per tutta la vita, è quello che vuoi, spendi 4.000 euro, è lo Swatch, perché tu sei per fatto noi anni così. 90 era lo Swatch. Perché tu sei fatto così, però se a un certo punto dici mi faccio un regalo e 4.000 euro per comprare un Tudor, mettiamo, sparo, ti compri un Tudor 4.000 euro. Quello lì dici mi dura tutta la vita, il valore di 4.000 euro lì cos'è?
è il valore che l'hai pagato tanto e quindi è uno status symbol e... Diciamo che il valore sembra l'irraggiungibile... Adesso esatto, siete esatto. Pronti? Siete pronti? Sì. È l'irraggiungibilità di qualcosa. Del nostro... della esatto. Nostra mancanza di fiducia. Cioè, io mi compro un orologio se nella vita ho una testa per cui per me chi ha l'orologio importante è arrivato, mi compro la macchina importante se nella vita il mio riferimento uno che è arrivato è uno che c'ha il Lamborghini o che cazzo è il Maserati. E per me nella vita è avere più monitor, ok, cioè adesso, cioè, oppure... se ho 10 monitor mi sento, non sto scherzando, ve lo dico, se avessi 10 monitor, perché quanti ne hai? Io ne ho 3 in questo momento e mi sento Polliciaggio 32, 13, 22 wide, quindi poco, quindi... ok. Però è il delta che è del tuo confronto. È esattamente quello che ti puoi che puoi raggiungere o raggiungere poco ha più valore o meno valore. Ad esempio, un'altra cosa che comunque è vera, abbiamo detto che ci facciamo un tatuaggio di Agile for Italy quando raggiungiamo i 10.000 ascolti, che ci mancano praticamente 2 ascolti, infatti sto prendendo paura io. Siccome ci mancano 2 ascolti, 2 ascolti ad arrivare a 10.000 ascolti, io sono uno che non mi farei mai un tatuaggio nella vita. L'abbiamo scommesso 2 anni fa quando abbiamo cominciato, adesso domani speriamo di raggiungerli e dopo io e Tizio e Pierpaolo andiamo a farci i tatuaggi. Meno male che io non c'ero. No, io non me ne faccio tatuaggi, ragazzi. Per me non ha valore, ho paura. Che io con Alessandro che è la voce iniziale del podcast, abbiamo detto che è il gringo, che a 40 anni, vabbè, lui ha molti tatuaggi, e a 40 anni ne avremmo fatto uno insieme, per fortuna che lui li fa a dicembre. No, però questo volevo dire per dare una definizione di valore, una cosa che io non mi farei mai, cioè io non me ne sono mai fatti i tatuaggi, sono arrivato fino adesso, però è una cosa che fa paura, che non è raggiungibile, tra virgolette, se non hai una mano da qualcuno, tipo Tiz che tira meglio, che tiro lui che tira quell'altro, e è valore anche questo, riuscire a fare qualcosa che non avresti mai fatto. Faccio l'ultimo esempio, concludendo. Allora, io sono Franco, molti l'ho detto, mi ricordo. Non è tanto il podcast, nel senso dischi e quant'altro, ed è una cosa che mi appassiona dagli anni 90, almeno dal 94, con i primi computer che non sono quelli di adesso, quindi insomma ci ho sbattuto la testa. Nel mondo dell'audiofilia, chiamiamola così, del mixing e quant'altro, molti che non hanno compreso la difficoltà di fare un mix, che è un'arte a tutti gli effetti, sono alla ricerca di questo santo graal che è il plugin che risolve tutti i problemi. Allora, dirò una roba molto borderline. Hai registrato col culo, con dei microfoni da un euro l'uno, con degli strumenti da mezzo euro l'uno in una stanza che fa schifo, e molti sono alla ricerca di quel plugin che in qualche modo risolva tutti questi problemi e porti ad avere un mix professionale. La realtà è che anche persone come me, che hanno investito migliaia di euro, sanno suonare, sanno l'acustica, perché comunque io sono ingegnere delle comunicazioni, Luciano, il chitarrista, ingegnere elettronico, anche lui appassionato, non è che non ne sappia niente. A me ha sempre stupito questa ricerca del plugin Santo Graal, cioè di una cosa che tu accendi e ti trasforma in qualcosa di professionale. Io comunque sto aspettando la soluzione del mio problema delle casse. La sto studiando. Va bene. Sto cercando la misura giusta, fidati. E, comunque, detto questo, io mi sono molto interrogato su questa cosa umana, cioè che uno ricerchi la soluzione ai suoi mali. E un plugin audio che a parità di risultato sonoro è meglio visivamente, ci induce a comprare quello meglio visivamente.
da una parte il fatto che noi ricerchiamo la soluzione ai nostri problemi, ma che se impacchettata meglio, a parità di valore, vende quella impacchettata meglio. E quindi, concludendo, che abbiamo passato la mezz'ora, il valore, per esempio Safe dice c'è il business owner, com'è che si chiama, non mi ricordo, che assegna il valore di business alla feature. Ma come fa? Come fai ad assegnare se non hai fatto studi di mercato, ragionamenti importanti su quello che è il valore, e soprattutto non l'hai provato? No? Cioè tu, valore 4, su quanto? Su 10? Va bene. Ma è tutto di pancia, è tutto sperimentale. Quindi quando uno ti dice quant'è il valore erogato, lo potrai sapere solo dopo. Esatto, ricordiamoci anche che va testato. Il valore del valore va testato, anche quello va testato, cioè tu non puoi dare un valore iniziale secondo una tua considerazione che dici per me questa cosa vale 200 perché l'ho deciso io, no, vale 200 perché hai fatto delle prove con diverse persone secondo determinate metriche e ad un certo punto ti sei reso conto che ha quel valore. Poi due anni fa eravamo io e te, Pierpaolo, a Crash Test, com'è che si chiamava? Ah beh, sì, non ti ricordi, ma Startup Crash qualcosa. Crash Test, sì. Eravate un ragazzo, ma due anni fa, e fa. Vorremmo costruire una piattaforma di podcast perché pensiamo che il podcast sia il futuro per la comunicazione. E gli è andato del coglione chiunque. Ma sì, gliene han detto di tutti i colori. Gliene han detto di ogni. Cazzo, tornare indietro io l'abbraccerei, poveraccio. Cioè, perché alla fine lui non penso sia riuscito a fare niente, perché comunque nel frattempo Spotify, Apple, Google sono andati avanti. E quindi lui poteva avere un'idea, ha avuto un'idea, non ha avuto un supporto. Però cazzo, ma ai tempi, ma sto qua ci aveva ragione. Quindi forse la differenza è, oltre allo status symbol collegato al valore, definiamolo così, a quanto ti senti figo a utilizzare quella fonte dati, quel prodotto, quella macchina, quella marca di pasta, sa cazzo. Quanti ci siamo sentiti fighi ad aiutare Rummo a risollevarsi dal problema della fabbrica di pasta? Solo io? Probabilmente. No, certo. era stata distrutta la fabbrica, era stata, no, distrutta. Io la mangio la pasta Rummo. Ok, Rummo a un certo punto ha detto c'hanno l'alluvione, mi pare, ha distrutto la fabbrica, aiutateci. E io da allora mangio pasta Rummo. E c'è il valore buono. Dove stava? Nell'aiutarli in una realtà locale, come la birra, com'è che era non la Menabrea, la Pedavena. Ah, è vero. Cazzo, bravo. La Pedavena è in sotto il paese per ricomprarsi la Pedavena, sì. Da Heineken, sì. Dove sta il valore, l'identità? Quindi grande, cazzo. Il discorso è che ognuno trova un valore veramente in maniera molto laterale, e quindi quando uno ti dice trova il valore della cosa, tu sei una merda. Ora sì. Credo che la stazione spaziale orbitante mi stia sorvolando. Cioè, veramente, comunque, parlando di valore, il valore a un certo punto finisce e butto la bottiglia di Maltonauta e è finita. Ma penso a te, cioè. E noi ti abbiamo accolto come un fratello. Vabbè, concludiamo il concetto finale è veramente: non esiste una formula magica, dovete trovare la vostra formula e ti devi fare il culo. Sì, la cosa bella del 2020 nel mondo in cui siamo, secondo me, è che sì, continua. Tutti dicono che la gente è stupida, però in realtà tutti si informano. Quindi anche chi compra una bottiglia di Chiaroferragni ha un suo motivo, anche chi compra un orologio da 4.000 euro ha il suo motivo, e cioè ormai l'informazione c'è e c'è ovunque, quindi le cose di qualità
si vedono e ognuno tra virgolette fa anche la cosa non di qualità, cioè è anche la cosa di non di qualità. Dire, io vado al Lidl e mi compro la pasta Vumbo invece che Umo. Poi se tu ci rimani deluso, sei un problema tuo perché c'era scritto pasta Vumbo. Sì, però la pasta è già una cosa che volendo non si vede perché te la mangi a casa tutto quanto. Se invece parliamo, sì, non è una cosa come un vestito, una maglia. Se ti fa cagare, però a un certo punto ti vai a dire. Certo, però se invece ti piace è una cosa che non ti sposta tanto gli equilibri. Io parlavo di. Comunque ormai c'è tanta informazione, tutti possono capire tutto, ecco, quindi... Però c'è anche tanta disinformazione, Davide, quindi secondo me, io non lo so se cioè, l'attribuzione del valore, secondo me, andando avanti negli anni, diventa sempre più complessa. Ed è comunque il motivo per cui io non ho mai sentito un talk su come definire il valore. Sentito? No, ma infatti, scusa Pier, però porta pazienza, ma ad oggi chiunque voglia vendere qualcosa, si fa il sito, va a vendere sulle varie piattaforme, adesso io non è che voglio darti contro, ma non è che c'è disinformazione, è che ce n'è troppa, ci sono troppe cose, tutti vendono tutto ormai, e quindi magari è difficile, tra virgolette, un po' recuperarle le informazioni, però io sono convinto che le persone, cerchio magico delle persone, insomma, o si fanno consigliare, tu vai in un negozio di vino e ti dice questa bottiglia costa 70 euro perché ha 10 anni di vita, ti assicuro che è buona e è stata fatta in 500 bottiglie da un nano all'interno di una montagna nel 2010, ok? E allora tu ci credi perché ti fai aiutare da quella persona lì, oppure se lo leggi, però boh, sono convinto un che un altro parametro comunque, vedendo la storia tutto per raccontare di una cosa vedi Spotify, il modello Spotify che è venduto raccontare, esatto. Cioè una storia che ci manca Thor, giusto? Sì, Dino, esatto. Thor, sì, esatto. cioè, e poi alla fine abbiamo concluso la saga della Marvel per la vendita di un modello agile che non funziona. Cioè, bel ragionamento. Cioè, io spero che nella confusione ognuno di noi abbia fatto il ragionamento, poi penso che sia quello la... Secondo me una cosa bella che è venuta fuori in questo post è che il valore è ciò che noi tentiamo di raggiungere. Cioè, come dicevi prima, una cosa che non è raggiungibile ha un sacco di valore, quando lo raggiungo per me è il valore massimo, che poi nel momento successivo diventa qualcos'altro, no? Naturalmente, però è una bella definizione, secondo me. Diciamo che poi per un PO trovare il valore in questo è molto complesso, ed è per questo che il PO è il ruolo più complesso, secondo me, personalmente, che esista, perché trovare valore non è solo un vantaggi, benefici / costi, ma diciamo che forse per un PO è ancora facile, per una persona che ha l'idea di un prodotto ti deve fare il culo. Mm-hmm. Cioè, non è che non è, poi c'è quello che c'ha l'idea geniale, poi come diceva Pierpaolo tanti anni fa, la differenza fra chi ha un'idea geniale e un altro che ha un'idea geniale è l'execution, cioè esatto. Che fra i due quello che poi decide di metterla in pratica avrà la meglio. Esatto. Tutti, anche io ho avuto l'idea di Facebook nel 2003, come penso tutti. Io ho avuto l'idea di Groupon, cioè, me lo ricordo come se fosse ieri, raga. Quante idee abbiamo avuto? 2 milioni. La differenza fra chi poi arriva e chi no è che chi la fa poi vince. Certo. Che sia un'idea del cazzo oppure no. Certo. E serietà, che profondità, parliamo di sponsor. The Real Italian Stallion, il valore aggiunto è... Chissà dov'è il valore lì. Il valore aggiunto è comunque nella prestazione post. Che comunque vorrei ricordare che non è vero. Cioè, perché sta diventando talmente seria sta cosa che sembra finire che... Ho fondato un'azienda... È uno scherzo. Cazzo, oh, esatto. Cioè,
dell'Italia Stadio con Secchezza dai Fauci in sottofondo, una birra maltonauta, vedi che tutto torna, una birra maltonauta d'aperitivo e tutto va via liscio così come il burro. Così. E... Una figaria, capito, in sottofondo, così da gustare. Comunque ha qualche partecipazione Andrea in maltonauta perché no, è troppo carico. Continua. Cioè, dicelo, no. Ci hai investito, no, no. Investito quel milione. Ci hai investito ora i 5 euro per aver pagato la bottiglia. Ah, okay. Però è strano comunque. Se le faccio vedere, si integra che in The Reality della Stallion non c'entra, però se voi state usufruendo di qualche servizio di Reality della Stallion e volete qualcosa di informatica, c'è si integra. No, ma aspetta un attimo, adesso torniamo un attimo seri, dato che ce l'ho, cioè, mi è venuta. Si integra, ok, che fa i suoi lavori, ha visto in noi del valore, ok, e quindi ha deciso di farci da sponsor, e il valore che ha visto in questo momento è sicuramente a lungo termine, perché sa perfettamente che la Agile in Italia in questo momento non è che faccia guadagnare così tanto, ma essendo una metodologia che diciamo è vincente, perché lo sta dimostrando nelle aziende in cui viene utilizzata, sta cominciando ad entrare in questo mondo. Cioè... Quindi il nipote di Vincenzo parlerà con mio nipote dicendo: i nostri nonni hanno costruito l'America. Questo... No, no, vabbè, però... d'Italia, diciamo che questo mi viene da però sicuramente avrà valutato. Leggete già l'Italia, la prima rivista in assoluto a colori del mondo. Voi pensate di aver visto dei colori vividi, ma quando leggete Agile Italia sono più vividi anche per i daltonici. Non avete mai visto il verde? Con la Agile Italia vedrete il verde. Ma l'altro giorno pensavo, ci sono tante riviste online oltre a Agile Italia, perché non è che c'è, cioè, proprio come la nostra che... no, guarda ragazzi, Agile Italia, spogliamoci di timidezza, guardate che è un qualcosa che ha veramente grandissimo valore. L'ultimo numero, rispetto a quando stiamo registrando il podcast, che è uscito 5 giorni fa, ha avuto riscontri pazzeschi un'altra volta, è stato citato ovunque, veramente citato ovunque. Infatti per me personalmente il valore è immenso, perché la gente è contenta di leggere la rivista. Ci facciamo un euro, anzi lasciamo stare questo discorso. Detto questo, noi vi salutiamo e vi diamo l'appuntamento al prossimo podcast, che sarà tipo al prossimo podcast. Ciao. 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 Ehi, gringo, hai ascoltato Agile for Italy? Ora non c'è più niente, ma torneremo.